Io sono la vite, voi tralci, dice il Signore, chi rimane in me e io in lui porta molto frutto. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo i farisei domandarono a Gesù: quando verrà il regno di Dio? Egli rispose loro: il regno di Dio non viene in modo da attirare l'attenzione e nessuno dirà eccolo qui oppure eccolo là, perché ecco, il regno di Dio è in mezzo a voi. Disse poi ai discepoli: verranno giorni in cui desidererete vedere anche uno solo dei giorni del Figlio dell'uomo, ma non lo vedrete. Vi diranno eccolo là oppure eccolo qui. Non andateci, non seguiteli, perché come la folgore guizzando brilla da un capo all'altro del cielo, così sarà il Figlio dell'uomo nel suo giorno, ma prima è necessario che egli soffra molto e venga rifiutato da questa generazione. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Cari fedeli, credo che nei primi giorni del mese di novembre, in modo particolare e in un particolare con particolari costumi, ci siamo ricordati dei nostri defunti, piangendo anche per coloro che non sono con noi. E a volte ci mancano, creano un gran vuoto, ma come cristiani tutti desideriamo la vita eterna nel regno di Dio. La Chiesa ci porta i testi biblici che ci parlano del regno di Dio e della sua venuta. Queste questioni erano pesanti 2000 anni fa e direi che saranno pesanti per tutte le generazioni fino alla fine del mondo. Come spiegare che cos'è il regno di Dio e quando viene? Ecco, Gesù dà la risposta nel Vangelo d'oggi. Alla domanda dei farisei quando verrà il regno di Dio, Gesù risponde che il regno di Dio non viene in modo visibile. Dove avviene, dove succede? Nel cuore di ogni uomo che si apre a lui. In quell'epoca i farisei proteggevano la fede, la nazione, il popolo di Israele. Adesso viene un certo Gesù che li supera in tutto. Perciò cercavano il modo di accusarlo per le sue parole e gli hanno posto la domanda importante per tutti gli israeliti: quando verrà il regno di Dio? Lui invece desidera dire loro che il regno di Dio è lì dove sono gli uomini e nei loro cuori. E un tale regno di Dio si distingue dalle loro aspettative. Quindi qui sono due regni sulle parti opposte, il regno terreno, regno di gelosia, di egoismo, delle cose materiali, del voler governare gli altri, tutto ciò che piace agli atei, e invece il regno dei cieli
è il regno dell'amore e dello spirito, che dobbiamo riconoscere non ce n'è tanto qui sulla terra. Ecco perché tanti non comprendono Gesù e molti rifiutano il suo insegnamento. La parola di Gesù ai farisei, il regno di Dio è tra di voi, è importante, perché loro aspettano un regno di Dio importante che li libererà dalla gente estranea, da tutte le difficoltà. Invece per Gesù il regno di Dio è tutta un'altra cosa. Lui desidera creare una nuova alleanza dove i fedeli adoreranno Dio nello spirito. Gesù, cari fedeli, viene tra di noi per creare la pace, per creare unione tra gli uomini e tra di noi, e per creare un rapporto fraterno tra gli uomini. Ecco perché la salvezza che Gesù offre è sempre un'offerta per tutti noi. Lui è sempre con noi perché è Emanuele. E che cosa potrebbe significare il regno di Dio se non la sua presenza, la presenza del suo amore e della sua bontà? Come oggi, 2000 anni dopo di questo evento, che Gesù è questo regno di Dio. Vedete, prima di tutto bisogna avere l'occhio del cuore. Questi segni si sentono col cuore e con la fede, tutto ciò che i farisei non hanno. Se guardiamo nella storia, c'erano i singoli nella storia della Chiesa che sapevano riconoscere Dio in tutto, non solo nella Chiesa, nella liturgia, nella parola di Dio, ovviamente anche in questo. Ricordiamo San Francesco d'Assisi, che riconosceva Dio in tutto, dappertutto. Ecco il Cantico dei Cantici è testimonianza della sua vita. E questo si può riconoscere soltanto con amore, con null'altro. E direi che l'amore è la legge fondamentale del regno di Dio. Che cosa si offre a noi nel regno di Dio? Un mondo di Dio nuovo, rapporto tra Dio e gli uomini e tra di noi. Non sono qualsiasi rapporti, ma sono rapporti d'amore. E l'amore sempre raduna, sempre unisce, non esclude nessuno. E sempre per la comunione di tutti. Nel regno di Dio noi possiamo vedere iniziativa di Dio, l'offerta di Dio a tutti noi. Lui, governante giusto, porta la consolazione ai deboli, cambia l'ingiustizia politica, cambia i rapporti tra gli uomini, li cambia sempre per il bene. Lui è l'amore. E offre l'amore all'uomo, ma anche chiede dall'uomo di amare. Cari fedeli, l'amore non può esistere senza la conversione. Quando riconosciamo le nostre debolezze, la nostra impotenza, i nostri peccati, e quando ci mettiamo nell'onnipotenza di Dio, la nostra impotenza entra nell'onnipotenza di Dio, e allora sperimenteremo come altre persone vicino a noi non sono concorrenza per noi, ma sono fratello e sorella che Dio ci manda a noi per amarle. Noi viviamo nel mondo nel quale vogliamo governare gli uni sugli altri, vogliamo vincere sempre gli altri in mille modi. Puoi essere più forte degli altri per le sicurezze politiche o materiali che hai. E cosa succede allora? Succede che tratti gli altri come i tuoi servi, che puoi manipolare in vari modi. Siamo nella situazione economica difficile, in modo di amministrare gli altri, perché quell'altro ha bisogno della sua busta paga così misera e lui soffre, sopporta tutto. Invece tu, che gli dai questa busta paga, vai in chiesa,
Dai alla Chiesa le briciole della tua tavola, devi avere tutte le cose migliori. Come la busta paga mensile del tuo operaio è un shopping giornaliero che fai in un shopping, in un centro shopping. Domandiamoci, siamo membri del regno di Dio o manipoliamo in modo crudele gli altri chiedendo da loro tutto ciò che noi non siamo? E poi ci domandiamo perché il regno di Dio non si realizza tra gli uomini, perché gli uomini desiderano governare gli altri e tali persone sono senza amore e quando non c'è amore sappiamo chi regna per non nominarlo. Perché ce n'è già troppo nella nostra realtà. Ecco perché Gesù, con la sua venuta, desidera portare a noi una realtà diversa. Lui sa che con l'amore si cambiano i rapporti umani. Se l'amore regna, non c'è più odio, non ci sono più guerre. Perché oggi nel mondo ci sono le guerre? Perché? Soprattutto per governare gli altri, per sfruttare gli altri. E Gesù desidera portare la pace, la benedizione e il benessere. Profeta Michea disse: tutti staranno sotto il proprio fico e sotto la propria vigna, e nessuno li userà, la gente potrà lavorare per il lavoro delle proprie mani. Fratelli e sorelle, il regno di Dio è nei nostri cuori quando accettiamo Dio. Dio crea il regno di Dio e non noi, e noi invece nella nostra libertà o lo accettiamo o lo rifiutiamo. E questo regno si può realizzare in noi tutte le volte quando accettiamo la sua parola e quando rinunciamo l'offerta del male, del maligno. E Gesù non desidera cambiare il suo messaggio di salvezza per i certi obiettivi politici. Abbiamo visto gli obiettivi dei farisei. Che cosa possiamo concludere? Soltanto il cristianesimo, che è libero dalla politica, può portare al mondo la buona novella, capace a liberare l'umanità intera se l'umanità si apre ad essa. Cari fedeli, Gesù predica il regno nel quale i mezzi sono già determinati: servire, perdonare, amare fino al punto di donare la propria vita. Proprio oggi ci ricordiamo di San Josaphat che operava nell'unione delle chiese orientali e occidentali e lottava contro di loro che non volevano l'unione e l'hanno ucciso in modo crudele. Non è da meravigliarsi che molti giudei non hanno accettato l'offerta di Gesù. Molti non notano questo regno perché questo regno non viene con la forza. Gesù fa paragone del regno dei cieli con il lievito, con il granellino di senape, quindi una cosa piccola che cresce quasi in modo invisibile. Cari fedeli, credo che tutti preghiamo la preghiera del Padre nostro e quando diciamo la parola, le parole, venga il tuo regno, preghiamo dunque che Lui mandi lo Spirito Santo su ogni essere perché tutti gli uomini siano salvati. Domandiamoci, questo è il regno di Dio, è arrivato fino a me, fino al mio cuore. Come ho vissuto oggi Dio? Come l'ho vissuto oggi nella mia vita? Permetto a Dio di penetrare dentro di me, oppure dentro di me penetra la logica di questo mondo? Se io permetterò a Dio di entrare dentro di me, il regno di Dio fiorirà nel mio cuore. Domandiamoci ancora dove cerchiamo Dio, nel silenzio, nella gioia silenziosa, nella bontà,
nella gentilezza, oppure cerchiamo i segni straordinari per essere sicuri della sua presenza. Cari fedeli, quando guardiamo un po' meglio attorno a noi, vedremo senz'altro che nella nostra realtà ci sono tante cose negative. Non vogliamo parlare troppo del maligno, ma dobbiamo dire com'è lo stato in cui viviamo. E allora l'uomo si trova nella tentazione di domandare: ma ci sono ancora le persone sulla terra che desiderano il regno di Dio? Noi questo desiderio lo coltiviamo dentro di noi, il desiderio che tutti gli uomini si salvino. Se dentro di noi non c'è questo amore, sarà difficile che il regno di Dio venga da noi. Perché? Perché non sono un canale buono e non si può diffondere tramite me. Non possiamo essere felici se attorno a noi è peccato, odio, invidia. Possiamo forse essere felici se gli altri perdono l'anima vivendo nel peccato, e forse perché noi non li amiamo abbastanza. I nostri tentativi dovrebbero andare nel senso di aiutare tutti gli altri che sono attorno a noi perché arrivino all'esperienza di Dio vivente, presente anche oggi nella nostra realtà. Cari fedeli, non spetta a noi domandare come i farisei: quando verrà il regno di Dio e dov'è il regno di Dio, ma dobbiamo pregare il Padre e collaborare con il Padre in questo regno. Non dimentichiamo, Dio ha bisogno di me e di ciascuno di voi. Dobbiamo portare Dio a questo mondo. Ecco perché Dio ha bisogno delle nostre preghiere prima di tutto, ma anche la nostra opera, ha bisogno della nostra opera concreta. Abbiamo bisogno di vivere questo perché il regno di Dio possa arrivare a ogni angolo della terra. Ogni nostra preghiera aiuta l'arrivo del regno di Dio. Con la preghiera il regno di Dio dimora nel nostro cuore e desidera passare dal cuore al cuore. Ogni anima con la propria profondità desidera questo regno. Se desideriamo questo regno di Dio nella nostra vita, seguiamo Cristo, non cerchiamo dove sta, ma facciamo di tutto perché questo regno possa vivere dentro di noi. Gesù ha detto: cercate prima di tutto il regno di Dio e la sua giustizia. Domandiamoci, cari fedeli, cerchiamo anche noi prima di tutto il regno di Dio, o al primo posto abbiamo altri contenuti, beni materiali, obiettivi materiali terreni? Dalla nostra vita è visibile che i beni spirituali sono la cosa più importante per noi. Quanto preghiamo veramente per la venuta del regno di Dio? Sono attivo nella mia famiglia, nella mia parrocchia? Credo che anche questo luogo, Medjugorje, dona a tanti la risposta a una tale domanda. In questo luogo, in modo particolare, veneriamo la Madre Celeste, Regina della Pace. Lei era umile, semplice, povera e ha messo tutto nelle mani di Dio. Lei è la Regina perché governava se stessa, era libera in modo tale di donare la propria vita a Dio. E ciò che dobbiamo fare tutti, e non dobbiamo domandare come i farisei quando viene il regno di Dio, né dov'è. Il regno non significa governare gli altri, ma servire gli altri. Questo è il regno. Questo ci ha dimostrato Gesù, Lui è la nostra via. Preghiamolo stasera perché sia vicino a noi su tutte le nostre vie, perché il suo regno possa crescere e vivere in tutti i cuori. Sia fatto così. Amen. Sia lodato Gesù Cristo.